Amici di Corse di Moto TV, è tornato il Dunlop Chief, ha debuttato qui la stagione 2024 al Misano World Circuit Marco Simoncelli e quindi torna Chi Casco Sei. Andiamo a scoprire i caschi più interessanti dei piloti che corrono nel Chief. Allora, Chi Casco Sei, ovviamente l'avete già riconosciuto, c'è Michele Piro, ciao Michele. Ciao, ciao ragazzi. Michele che quest'anno ha cambiato casco, abbiamo il Kabuto, però vedo che hai cambiato azienda, ma i colori più o meno anno dopo anno un po' li stravolgi, però la cromia è quella. Sì, sì, sono andato in Giappone, ecco, dopo tanti anni da europeo sono andato in Giappone, non con le moto ma... Con il casco, e devo dire che sono veramente contento. All'inizio ero un po' scettico, ma alla fine i giapponesi si dimostrano comunque dei gran professionisti e mi sono trovato da subito molto bene col casco e veramente ho trovato un gruppo professionale di altissimo livello e sono estremamente contento del casco, del comfort, della silenziosità. Quindi dai, ho fatto la scelta giusta. Anche perché insomma Michele qualche chilometro lo macini in moto, quindi sei attendibile. Senti, dicevo prima, no? Questi colori così mischiati, queste tonalità, più o meno ogni anno sono quelli. Com'è nata la scelta di questi colori? Ma diciamo che i colori sono un po' il blu è uno dei miei colori preferiti, poi c'è il rosso e l'arancio Ducati, quindi diciamo queste un po' le forme, poi c'è la Polizia di Stato, il corpo per cui rappresento, sono orgoglioso e niente, ci sono tutti i miei partner e le aziende che mi supportano e questa cosa qua è molto molto bella. Il casco ha una forma diciamo molto tonda, però devo dirvi che mi sono trovato da subito bene e sono veramente contento perché raramente nella carriera mi era successo di usare un casco e non trovargli dei difetti, quindi... Allora, il blu, l'hai detto, uno dei colori preferiti, poi c'è questo rosso che ovviamente richiama Ducati, Polizia, ma dietro nella calotta c'è anche il 51. Sì, 51 è il mio numero, sono tornato al 51 quest'anno nel campionato italiano e niente, cerchiamo di... è il mio numero, quindi bisogna che la teniamo fede al 51. Che ha sempre portato piuttosto bene, questo è il Kabuto con cui Michele Pirro correrà quest'anno. 2024, la sua stagione di gare. Bravo e gas. Ciao ragazzi. Per Chi Casco Sei qui a Misano abbiamo Andrea Giombini. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ah, senti, allora, anno nuovo, ovviamente grafica nuova. Vedo che ci sei andato, cioè hai fatto un po' di lavoro, è cambiato rispetto all'anno scorso. Allora, dimmi a cosa ti sei ispirato per questa grafica. Allora, non è che mi sono tanto ispirato, però io ho il simbolo della tigre, che ormai dal 2020 ce l'avevo. Ogni anno cambiavo, però non cerchiamo sempre una novità, ma mi aveva stancato. Allora quest'anno ho deciso di fare un casco più semplice, più lineare e mi è piaciuto. Ho deciso quindi di dare visibilità agli sponsor, che sono importantissimi per me, e poi anche alla mia squadra qua dietro, che tutti pure, cioè, sono ancora più importanti, nel senso senza di loro non andrei niente. Devo dire che hai avuto un'idea originale, perché se è vero che la grafica è molto pulita, quindi è molto elegante, sei uno dei primi a mia memoria che mette la squadra sul casco, cioè c'è chi mette la fidanzata, il proprio cane, tu hai messo la squadra. Allora mi descrivi chi c'è della squadra? Allora, abbiamo al centro Luca Conforti, che è proprietario di Broncos e il mio capo tecnico nella squadra, poi a fianco Alessio, che è il mio elettronico, poi Andrea che è il gommista, e poi due meccanici, Daniel e Jacopo. Quindi allora, tutta la mia squadra ho messo. Tutta la squadra, che credo si sentirà onorata da questa dedica che hai fatto. Il casco l'ha fatto Lopo. Sì, sempre con lui lo faccio ogni anno. Che voglio dire, è Lopo un nome molto conosciuto in quest'ambito. E notavo anche questa striscia fluorescente che immagino quando stai in cupolino e passi qui davanti ai box ti renda anche piuttosto riconoscibile. Questo non lo so, dobbiamo chiederlo ai meccanici, però penso di sì, dai. A quelli raffigurati, esatto. Sulla calotta e sponsor, abbiamo detto, tu sei sempre stato a Rai, se sì, ben ricordo. Sì, sempre stato a Rai e
dal 2020, appunto, da quando ho cominciato a fare le grafiche caschi, sempre è stato con Arai. Alla fine, insomma, è il top, è, diciamo, leader in questo settore. Arai è una delle marche più importanti di caschi. Io, caro Andrea, ti auguro in bocca al lupo e complimenti, perché è veramente un bel casco. Non l'abbiamo detto, c'è chiaramente il tuo numero, ma il numero, diciamo, l'hai messo in realtà sui lati, che è abbastanza anomalo. Di solito si mette dietro davanti, però è bello. Grazie, perché appunto lo volevo far pulito con la linea a centro, quindi l'ho messo ai lati. Bocca al lupo. Crepi, grazie, ciao. Non potevamo non dedicare nella rubrica Chi casco sei uno spazio particolare al casco che Michael Girotti nell'R7 porterà in gara questo weekend. Intanto ciao Michael. Ciao a tutti, è un piacere vedervi e siamo qua a Misano a fare la prima gara e vediamo un po' come va, dai. E allora, che casco porterà in gara? Dei colori che i più appassionati riconosceranno, perché è una dedica a Filippo Momesso, che lo sapete tutti, insomma, è venuto a mancare un anno fa. Sì, è stata una dedica che abbiamo voluto fare io e Luca, il ragazzo che ci colorava i caschi, perché Filippo era un nostro amico e siamo cresciuti ciclisticamente parlando insieme, è stato mio compagno di squadra e anche molto amico di noi, e gli ho voluto fare questa dedica così lo porto in gara tutto l'anno con me e spero che gli abbia fatto piacere. L'abbiamo presentato durante il suo compleanno e penso che gli abbia fatto piacere. È veramente un bel pensiero che ha avuto Michael per l'amico Filippo Momesso, che, lo ricordiamo, non c'è più, e dietro c'è anche una dedica. Sì, la dedica con Shine On Your Crazy Diamond, che è una delle sue canzoni preferite, e Brilla Diamante Pazzo è la traduzione e la sentiamo vicino. Lo sentiamo tutti vicino. Filippo, mi dicevi in realtà che hai invertito un po' i colori, anche se lo schema grafico è rimasto quello. Sì, lo schema grafico è rimasto quello, abbiamo invertito il giallo e il blu proprio per non farlo uguale, perché insomma ai piloti ci tengono a questa cosa. E il giallo era più il suo colore, il blu è più il mio, però comunque la sostanza c'è, diciamo. Io credo, tra l'altro, Michael, no? Che sia molto emozionante per te, pilota, ogni volta che calzerai questo casco, andare in gara pensando a Filippo. Sì, è stata dura pensarlo, è stata dura anche per Luca colorarlo, e la prima volta che l'ho messo è stato emozionante. Infatti, diciamo che... No. E l'emozione è tangibile, caro Michael, io ti faccio un grande bocca al lupo per la tua stagione della Yamaha R7 Gas, e speriamo di fare una bella stagione e gas. Sempre nel ricordo di Filippo Momesso. Ciao a tutti. Cioè, immancabile presenza, la prima puntata 2024 di Chi casco sei, ovviamente Ale il Bianco, ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Perché Ale è un cultore del casco, allora, spiegaci la tua filosofia intanto, su quando ogni quanto si cambia la grafica, cioè, facci un po' un riassunto. Vi racconto la Bibbia allora, ok? Allora, la Bibbia del casco dice che se vuoi un giorno far parte del Who is Who, quindi un casco riconoscibile anche le generazioni future, il casco va indossato almeno per 2 anni. I grandi campioni hanno sempre fatto così, anzi i veri campioni lo indossavano per tutta la carriera, la Nakano con gli occhi sopra tutta la carriera, e ancora il casco di Kato è ancora attualissimo, Schwanz attualissimo, Valentino stesso col sole e la luna. Io ho la stessa grafica ormai da 5 anni e ogni 2 anni cerco di rinnovarla leggermente, però ogni 2 anni grafica uguale. Allora, in effetti, se lo guardate lateralmente è uguale a quello degli anni scorsi, ma mi dicevi, Ale, c'è questa spruzzata di giallo, perché ragazzi, correre costa, quindi gli sponsor vanno messi in evidenza. Certo, gli sponsor vanno messi in evidenza, quindi a me poi piace, perché quando ogni sponsor ha un colore particolare poi accende il casco, no? Quindi abbiamo lavorato con questo giallo, al contrario del rosso dell'anno scorso, e devo dirti che mi piace molto sia qua che soprattutto in pista, perché è un sole, no? Viene visto bene, quindi sono veramente soddisfatto. Allora, le grafiche sono curate dal guru Aldo Drudi, quindi insomma non c'è neanche bisogno di presentazioni, ma Ale mi diceva una cosa interessante, lui è già proiettato al futuro e mi dicevi, beh, proprio su questa linea di non voler cambiare, in realtà di non volerlo stravolgere, hai già in mente come fare a mantenere la grafica ma a modificarla un po', quindi cosa farai? Allora, l'idea è, se, perché durante l'anno poi in base a come va l'anno gli eventi,
la studi meglio. Però in questo momento io con questo casco faccio il secondo anno di fila e chiudo un ciclo di 5 anni con la stessa grafica nello stesso posto. Quindi l'idea comunque mi piacerebbe, non dico rinnovare completamente, ma tenere la stessa grafica, quindi questo 52 proiettato immagina su uno schermo, però magari ruotarlo, girarlo da qualche parte nel casco. Quindi stesso casco però visto in una dimensione diversa. Ovviamente sulla calotta c'è il classico DB, DB del bianco chiaramente. Che ecco, l'unico step rispetto all'anno passato è che prima era del bianco e adesso è DB, perché l'unica cosa che cambia sembra scritta dietro, ma non perché mi piace di più o di meno, perché così mi ricordo che sono diversi. Quindi in bacheca, quando Ale guarda la bacheca K dice questo è il 2024 perché si è scritto DB e non del bianco. Dicevamo scherzando, ma c'è del vero, che c'è sempre in queste scelte cromatiche nel dia di base il tocco femminile anche. Certo, Alessia sceglie con me il casco, io do una mano al suo, lei dà una mano al mio, difatti i tocchi di rosa e di viola, immagino, però devo dire che tu Ale sei abbastanza amico del rosa, di questi colori un po' femminili, un po' fluo, no? Sono belli tra l'altro da vedere in pista. Sì, ti dico, a me non fa impazzire il fluo in generale, nel senso che comunque ormai il giallo fluo è il colore più utilizzato, lo mette chiunque, quindi cerco sempre di stare a larga. Anche difatti ho usato un ocra, nonostante che volevo il giallo, ho detto non voglio un giallo fluo perché sennò vai sullo scontato. E però sì, il malfucsia, il rosa, il viola mi piacciono, poi tra l'altro non sono molto utilizzati, specialmente il violaceo, quei colori lì, e quindi me li porto dietro volentieri. L'ultima domanda, Ale, quanto tempo investi quando ti metti a studiare il casco? Tutto l'inverno. tutto l'inverno, ma neanche, in realtà io questo è il casco dove abbiamo tra virgolette partorito durante la stagione dell'anno scorso, e è già fatto, cioè questo ormai non dico che sia vecchio, ma ormai l'ho visto talmente tante volte prima di vederlo oggi finito che mi ha già stancato quasi, quindi stiamo già pensando al prossimo, perciò ci si pensa un anno intero. Allora lanciamo un appello ad Alessia, ovviamente la compagna di Ale, prossima puntata di Casco 6 voglio vedere anche il casco di Alessia, voglio vedere quanto è stata l'influenza di B sul casco della fidanzata, visto che oggi abbiamo visto che insomma Alessia qui ci ha messo un po' lo zampino. A Vallelunga ti porto il suo. Dai, ci vediamo a Vallelunga col casco della dolce metà di Del Bianco, grazie. Ciao ragazzi, grazie a voi. Primo anno con Just One? Sì, primo anno, un bellissimo casco, mi piace molto. Abbiamo lavorato la grafica con l'Oppo, gli ho dato le indicazioni, due o tre indicazioni, poi mi ha messo giù la prima bozza e mi è piaciuto subito, dopo abbiamo lavorato un po' su quello con i colori, ma diciamo che è venuto fuori veramente un bel casco, una bella grafica, mi piace molto. Allora, il fluo è un motivo abbastanza ricorrente per voi piloti, no? Per essere riconosciuti, ma ti chiedo, questo reticolato è una tua idea, l'Oppo? Cioè, come è venuta fuori questa idea di mettere questo sembrano le astronavi di Star Wars? Sì, allora in realtà questo reticolato qui l'avevo visto sulla moto che avevamo esposto alla fiera ECMA, che l'avevamo fatto una grafica con questa grafica qui. Allora mi piaceva, l'ho voluto copiare, l'ho messo sul casco con questo grigio con nero che poi diventa nero carbonio, molto bello. Molto bello, molto, molto colorato, l'Oppo fa dei grandi lavori. Come ti trovi con questo casco Just One, visto che è il primo anno? Sono trovato molto bene, molto comodo, chiaramente dopo ogni pilota se lo personalizza agli interni come meglio, più comodo, e alla fine mi sto trovando molto bene, mi piace molto. Domanda tecnica, anno 2024, pilota professionista come te, quanti caschi ha a disposizione durante la stagione? Allora, per adesso ne ho fatti graficare tre e uno ce l'ho nero per gli allenamenti, poi speriamo che bastino questi, dai. Traduco io, casco nero per gli allenamenti è quello sacrificabile, quello che quando giro, anche se cado, vabbè, tanto non l'ho graficato, no? È un po' così, un muletto. Meglio non cadere, tenerlo nero così, che bello, guarda. Bravo, bene. Notavo prima, se giriamo il casco, Luca, che giustamente lui di solito aveva scritto Berna qui dietro, quest'anno c'è il logo del casco perché Just One, non dico impone, però è un classico per questa ditta mettere il logo sulla calotta posteriore. Esatto, purtroppo la mia scritta Berna non ci stava da nessuna parte, allora alla fine ho deciso di non metterla, abbiamo messo Just One qua dietro e qualche loghino qua, Eyes of the Tiger e niente, bello. Bello, sobrio, ma appariscente al tempo stesso. Cosa ti posso dire? In bocca al lupo per la stagione. Crepi, grazie mille. Ciao a tutti.